Merda. Devo subito dirlo, Mari. Ehi, ciao Mari, non sai cosa mi è appena arrivata a casa? Vediamoci dopo. Anzi, no, non resisto, te lo dico subito. Mi hanno presa all'università a Londra. Però vediamoci lo stesso domani che dobbiamo festeggiare, ok? Ciao. Ah, e mi è venuto in mente che dobbiamo fare la lista delle 10 cose da fare prima che io parta. Tipo. Punto 1. Prendere un voto di merda a scuola. Poi, punto 2. Sfida tra me e te a chi beve più velocemente un litro di latte. Punto 3. Andare a dormire dopo le 2 di notte. Poi, 4. Punto 4. Sì, questa è forte. Allora, punto 4. Attenzione. Uscire di casa senza permesso. Punto 5. Punto 5, cosa possiamo fare? Punto 5. Punto 5, perdere il bus per andare a scuola. E ovviamente il punto 6, non farsi accompagnare da papà. E punto 7. Punto 7. Beh, aspetta un attimo che intanto ci penso e ti mando un altro vocale così questo non dura 3 ore. Va bene. Punto 7. Punto 7. Ce l'ho, ce l'ho. Rubare qualcosa in un negozio. Dai, ti prego, ci stai? Andiamo avanti. 8. 8. 8, 8, sì, mangiare per tutto il giorno solo esclusivamente schifezze. 9, 9, aspetta che ci penso. No, 9, dare un bacio a Mike. E ultimo punto, il 10, il 10. Che ideona! Allora, punto 10. Fare bungee jumping. Ok, no, aspetta. Forse un po' esagerato. Questo togliamolo, meglio mettere comunque qualcosa di più fattibile. Mettiamo punto 10. Vabbè, ci pensiamo anche domani insieme, ok? Così la scriviamo. E grazie per il tuo aiuto. Ciao, baci, faccina felice. Mamma, papà, ho una notizia bellissima.